Non l'abbiamo mai provato. Ma scusa, non vieni più tu? Sì, l'hai visto, ma si fa così. Si fa anche guardando, no, è impossibile. Basta solo la palla. Aspetta, io non mi ricordo più niente. Bravi! Per il vostro matrimonio avete scelto l'hotel Excelsior al Lido, ma mi sembra che siamo andati un po' fuori dalla spesa iniziale. Lo so a cosa stai pensando, povera ragazzina ricca, che ne sa lei della miseria, che ne sa di quello che succede? No, pensavo agli invitati. Chi è che viene a pranzo? Solo i parenti più stretti, spero. No, praticamente tutti, l'intero mondo in cui vivo e tutta la gente che ne fa parte, le amiche d'infanzia e anche la ragazza che mi ha fatto le unghie, guarda. Mi sa che devi abbassare un po' la lista, se no non ci stiamo nel budget. Ho invitato solo 500 persone, non sarà presente tutta l'alta società di Venezia e tutto il tempo mi sento come se stessi in una stanza affollata senza aria condizionata e senza neanche la possibilità di andare in bagno. Sei vecchio. Ma come hai detto? Il tuo fidanzato è vecchio. Tu sei molto maleducato. Non dovresti farmela una domanda simile. Ma perché se per caso è vecchio, da parte di suo parenti non viene nessuno. Ma questa conversazione è surreale. Se sei vecchio non capite scherzo, vero? È assurdo. Tu non mi conosci e io non ti conosco. Conosciamo solo le nostre voci. Tu sei un maleducato, ronzo e presuntuoso. E ora me ne vado. Signor Ciano, che razza di nome è Ciano? Mi dispiace di aver assecondato questo gioco. È riempito di insulti. Certo, se li meritava. Certo. Certo? Sì. Vuoi anche la mia mano? Ma che cosa dici? Tu sei così irritante. Oh, un momento, non sono io a dovermene andare. Sono io che sono stata premiata, sei tu che te ne devi andare. Oh, ma su di questa, cioè, guarda che qua è la motonave per il Lido, non siamo mica su Titanic.